vari aspetti interessanti. E ha senz'altro ragione Loquenzi quando dice che il PD ha fatto squadra, e quello è stato fondamentale, tant'è che anche a Roma, dove il PD ha faticato a trovare una candidatura, c'è arrivato in ritardo, a proposito dei ritardi al centrodestra, c'è stato in ritardo anche al centrosinistra, però comunque ha vinto molto bene. E sulla qualità dei candidati, cioè candidati che sono spesso diversi fra di loro, nel senso che c'è il candidato antigrillino, il candidato civico, insomma alla fine i candidati hanno contato fino a un certo punto in questa vittoria del PD, che è una vittoria veramente di Enrico Letta, cioè, ed è ovvio che la sua leadership adesso è rafforzata e che Letta deciderà poi che cosa fare di questa leadership, cioè se sfruttarla subito e tentare la strada del voto, oppure se attendere e cercare di rendere più organica questa coalizione larga che lui vuole creare. E, dopodiché un altro problema è il centrodestra. Il centrodestra, secondo me, faticherà a riprendersi, cioè a rimettere insieme i cocci, anche perché ormai ci sono proprio delle fratture personali, cioè fra Meloni e Salvini ormai i rapporti sono deteriorati, è difficile poi ritessere, anche perché ci vuole appunto... Non ti ha convinto Giorgia Meloni, che ieri in conferenza stampa ha fatto una lunga sottolineatura del fatto che si sentono ogni giorno con lei e Salvini, che ridono di quello che scrivono i giornali? No, non mi ha convinto affatto, anche perché Meloni da questo punto di vista ha cercato di fare lo sgambetto a Salvini e si è prestata anche rispetto all'attacco che il centrosinistra ha fatto a Salvini all'inizio, tant'è che all'inizio il PD salvava Meloni e attaccava Salvini, e si è fatta utilizzare anche in questo, quindi proprio no, non mi convince per niente. Peraltro siccome Berlusconi, diciamo, ha una certa età ed è sul viale del tramonto, non c'è un personaggio che possa mettere insieme Salvini e Meloni e dare un aspetto, diciamo, coeso a questa coalizione. Io, al contrario di De Masi, credo che l'antifascismo abbia inciso poco, perché ad esempio a Torino il candidato del centrodestra era un candidato moderato, non era un pericoloso post-fascista, eppure è stato surclassato dal suo competitor del PD. E invece è interessante quello che dice De Masi sul numero degli astensionisti e sul significato. Ecco, è tutta gente che prima con i 5 Stelle, secondo me molta gente prima con i 5 Stelle, lo dimostrano le periferie romane che non hanno votato, no? Torbella Monaca è stato il posto dove hanno votato di meno ed era il feudo elettorale di Virginia Raggi. Ci sono persone che si sentivano escluse prima, poi hanno trovato nei 5 Stelle un punto di riferimento secondo loro, e adesso sono tornati a sentirsi esclusi. Ed è, secondo me, una cosa su cui tutti i partiti devono ragionare, perché rischia di diventare pericoloso il fatto che ci sia un largo strato della popolazione italiana che si sente esclusa. Chiaro. Augusto Mizzolini.